Io credo che sia fondamentale per la città di Abetegrasso ripristinare alcuni vecchi adagi, no? I fatti separati dalle opinioni. Invece al cittadino vanno messi sotto gli occhi i fatti, poi le opinioni. Invece spesso cosa accade? Che si presentano dei fatti che contengono al loro interno già delle opinioni, ma non da parte di una parte politica, no? Da parte di chi fa informazione. Questo quindi cambia, no? Invece dimmi che cosa è successo A, B, C, D. E poi dopo mi dici, io su A sono d'accordo, su B non sono d'accordo, su A sono d'accordo, su B questo qua ha sbagliato, però intanto mi dici cos'è A, B, C, D, e poi commenti. Il copia-incolla ormai è cerebrale, non c'è Ma nessuno adesso che però ci sviluppa. sono radio come la vostra, ma anche i social o comunque, no? Non c'è più soltanto uno strumento attraverso il quale i cittadini si possono informare, ma ce ne sono altri diversi. Tu come giornale o come giornalista ometti di dare una informazione ad una notizia, il cittadino la trova da un'altra parte e quindi c'è una possibilità in più, c'è sempre, però quanti cittadini hanno internet? Di avercelo ce l'hanno e come lo usi? Cosa vuoi farci? Io l'ho sempre reputato un arnese, rischi di farti male. Il vecchio strillone oggi si chiama troll. Ecco, questo Certo, troll è andrebbe potenziato. insegnato ai cittadini come va Sì, utilizzato sì, e sì. come leggerlo. Come conviverci, come leggerlo. Poi io non penso che vadano censurate, No, 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 no. assolutamente, Ognuno assolutamente. deve avere libertà di Certo. esprimersi, così come ognuno è libero di parlare in una piazza, Certo, deve essere certo. libero di poter scrivere qualcosa. Ognuno. Ovviamente poi risponde di quello che scrive. Oggi il web tiene a galla tutto, mi viene a dire, la gente è lì. Noi abbiamo una visione, essendo 40-50enne, abbiamo una visione un po' distorta. Perché abbiamo, io faccio l'esempio sulla mia via, quindi immagino le persone che abitano sulla mia via e quante di quelle persone che abitano sulla mia via o nel mio palazzo sono su Facebook o interagisco con loro, no? E penso che non sono più del 15%. Quindi c'è tutta una fetta di cittadini che non sono in questo mondo virtuale che poi è anche reale, ma sfuggono anche dal confronto e quindi Non sono tutti in questa piazza. noi rischiamo di costruire spesso anche delle opinioni o di prendere anche delle scelte sulla base di feed che abbiamo da parte di un settore molto limitato della popolazione o dei nostri interlocutori potenziali e trascuriamo quelli che non sono in quella piazza. E siccome abbiamo investito tutto in questo pezzo e poco nella relazione con i cittadini che sono fuori, stiamo dimenticando qualcuno. Allora, chi è sulla rete, in giro cosa c'è? Parlavamo prima dei Certo. giovani, dove sono tutti gli altri? Davanti alla TV. In posizione PlayStation. Tutti pendolari in treno la mattina Tutti quando vai a pendolari, certo. lavorare. Siamo in piena società descritta da Pasolini e Marcuse. Purtroppo, non ci sono oggi persone intellettuali che hanno voglia, tempo, passione per accompagnare il pianeta, non soltanto il Certo. paese, verso un modello diverso e alternativo, che non è un tornare Non indietro, coscienza proprio. è un prendere coscienza che questo che noi oggi abbiamo a disposizione è uno strumento che ci può Certo. migliorare la qualità della vita, ma deve essere considerato uno strumento e non un fine. No? Cioè, lo strumento per vivere meglio, più comodi, più in connessione fra tutti, no? Continuamente venduto come un film. Viene venduto come un fine e quindi questo fa venire meno anche lo spirito critico, mentre invece, ad esempio, in questi giorni c'è una mostra molto bella che andrò a visitare di Ah, Pasolini. qui è Palazzo Stampa. E Yeah. cosa faceva Pasolini? C'è un bellissimo video, vi invito tutti a cercarlo su YouTube. Orte. Con la telecamera, inquadratura su Orte, poi allarga la telecamera e vede i palazzoni che crescono intorno a Orte. Siamo negli anni 60. Pasolini, con un occhio critico, dice: questo è il modello che avevamo, questa è la bellezza italiana di Orte. E lo sviluppo urbanistico, la speculazione edilizia, la rendita fondiaria, sta creando questo e l'ha messo di fronte, no? Ci mancano queste letture critiche della società, utilizzando gli strumenti, perché lì Pasolini utilizzava uno strumento, no? Era la Certo. telecamera, no? E Cinema. interloquiva con Ninetto Davo, diceva: che sta succedendo? Perché succede questo? Ecco, oggi noi abbiamo qualcuno che ci dice: siamo qui, stiamo diventando quest'altra cosa, Ma per siamo quale motivo mettiamo in campo degli anticorpi? Ci manca questo. Forse l'anticorpo poi alla fine, se non c'è qualcuno dall'alto, è bene che cresca un po' dal basso. Noi ci stiamo provando nel nostro
nostro piccolo. Nei nostri 30, nei nostri 33 nei secondi. Ma è pieno il paese di anticorpi, certo, perché certo, è davvero certo. Pieno il paese di realtà piccole che mettono in discussione o comunque guardano con un occhio più attento ai processi che hanno sotto la... e lo fanno perché hanno responsabilità nei confronti dei propri figli, cosa che oggi manca. Sì. Nel momento in cui succede qualcosa, nel momento in cui si rompe qualcosa, allora tutti ci tiriamo sulle maniche, perché deve sempre succedere qualcosa di brutto perché qualcuno dica la verità o dica qualcosa di bello? Perché siamo pigri, perché per mettersi al riparo prima bisogna mettere in discussione delle certezze, bisogna mettere in discussione delle relazioni, perché nel momento in cui spesso ti trovi a dover dire la verità, questa verità può essere scomoda, quindi ci trasciniamo i problemi e poi dopo diciamo, ah, caspita, no? O ci teniamo buoni per il prossimo strillone. Dissesto idrogeologico, il nostro paese ha avuto 70 miliardi di euro di danni, 70 anni per il dissesto idrogeologico, però non abbiamo un piano nazionale di prevenzione per il dissesto idrogeologico, però dopo l'ennesima alluvione abbiamo l'ennesima riunione urgente del Consiglio dei Ministri che stanzia l'ennesimo milione di euro o miliardo di euro straordinario per riparare i danni fatti a Genova, in Sardegna, a Messina, in Campania. Siamo nella logica dell'emergenza. Sempre dopo. Perché? Perché se tu vuoi lavorare veramente in prevenzione, devi mettere in discussione alcune certezze, alcune relazioni, fare qualcosa per avere il rispetto delle prossime generazioni. Ma è come la gente non sa rilanciare. No, ma anche ma spesso si fanno assemblee pubbliche, però per comunicare ai cittadini quello che è già stato deciso. Certo. Invece bisogna... O per fare promesse. O per fare promesse. È un altro tipo di rispetto. Se ascoltiamo i cittadini, forse, soprattutto quelli che magari spesso vanno anche sott'acqua, dicono, certo, no? Certo. Mettiamo a posto forse la fognatura, poi facciamo prevenzione. Poi esistono ancora i mecenati, come si diceva una volta, magari arrivano anche le condizioni per far sì che facciamo il palazzetto e mettiamo anche a posto. Certo. Perché diventa... Dove arrivano gli investimenti dei mecenati o di coloro i quali portano... Dove c'è una comunità viva. Certo. E una comunità viva dov'è che la trovi? Dove i cittadini sono coinvolti e sono consapevoli e sono responsabilizzati. Noi invece ci alziamo la mattina, portiamo i bambini a scuola, ce ne andiamo a lavorare, torniamo... c'è il consiglio comunale, decidono altri per noi e ci sentiamo... No, questo non significa che la politica deve dire ok, adesso decidono tutti i cittadini e io me ne lavo le mani. No. Perché nel momento in cui tu ti assumi un ruolo istituzionale devi anche avere la consapevolezza che ti spettano delle responsabilità. Certo. Quindi è un incrocio, è un dialogo continuo che ormai è stato dimenticato. Il cittadino partecipa poco alle elezioni, imbuca una scheda elettorale, ma perché? Non perché il cittadino è cattivo. No. Ci sono delle responsabilità da parte di chi organizza la vita delle comunità stesse. E quindi laddove noi abbiamo comunità vive si alza anche la partecipazione elettorale. Sì. Questo ovviamente deve avere politici che sono in grado di sostenere dei rapporti senza rete. Come sei bravo, io direi ci vogliono delle persone competenti. Ci vogliono delle persone competenti, non soltanto competenti. No, competenti anche nei rapporti, nei rapporti con le persone, fuori conoscenze. Ma che abbiano anche l'umiltà di ascoltare coloro i quali ne sanno più di loro. Certo. Perché questo è il... noi non abbiamo dei professionisti nella politica. Io sono convinto di una cosa, che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un... costante decadimento della competenza nella politica, perché i cittadini più competenti si tengono distanti dalla politica e quindi non riesci più a ascoltare, ma cosa stai dicendo? No, ma proprio non, ma perché si tengono distanti? Perché dico, ma io per quale motivo devo mettere a disposizione la mia competenza di cittadino di una città se poi comunque vedo che non viene tenuta minimamente in considerazione. Se noi invece avessimo un reale rapporto di comunicazione, di scambio costante tra chi ha ruoli di responsabilità e chi è il cittadino competente, la città di Abetegrasso io penso che ha davvero tantissime eccellenze in tutti i campi, certo. Tantissime. Alcune le avete anche ospitate nella vostra trasmissione. Sì. Monica Panigati è una delle persone più competenti che attraversano questo territorio, questa città. Ma ne abbiamo tantissime, che lavorano nell'università, che hanno delle esperienze meravigliose, che possono davvero far tirar fuori da Abetegrasso dei modelli non soltanto esportabili, certo. Ma da impiantare qua per creare quei posti di lavoro che ci vengono messi sotto gli occhi come miraggi da... Ci scambio, sì, ma
luoghi ricettivi, soprattutto gli spazi dove far crescere tutti quei germi di cui abbiamo parlato oggi. Da buoni banditi, pirati, rubiamo tutto. Io sono dato una positività per il futuro. I comuni virtuosi, il loro slogan è copiare non è peccato. Va bene, dai, siamo stati anche nei tempi, prima della campana, perché poi qui quando suona, sai benissimo che abbiate grasso, quando suona la campana in mezzogiorno, si anche il segnale web sparisce. Alle ore comandate. Ringraziamo come tutti i sabato mattina Pasticceria Besuschio che ci dà la possibilità di accomodarci in questa bellissima atmosfera per fare due chiacchiere. Ringraziamo Domenico Finiguerra per aver accettato l'invito. Grazie a voi, è stato un piacere. Buongiorno a tutti, ciao Domenico, Vicky Piero, Vicky Lillo. Ciao a tutti. Alla prossima.